anno la Caritas romana ha dato ascolto a 21.000 persone in difficoltà. Secondo il rapporto 2018 sulle povertà nella capitale, aumentano anche le diseguaglianze, soprattutto per le famiglie con minori, anziani e giovani. In 10 anni sono cresciuti quasi del 50% i nuclei familiari con una sola persona che lavora, più di 90.000 le famiglie capitoline senza occupati. La situazione più critica riguarda gli under 30. Il 25% dei giovani romani è disoccupato e oltre il 50% ha un lavoro precario. Il malessere è in crescita e quindi viene rilevato dai nostri centri d'ascolto a più livelli e in più fasce d'età. La ricerca evidenzia anche profonde differenze tra le varie zone della città. Nel secondo municipio una famiglia può contare mediamente su 140.000 euro l'anno. Nel sesto, periferia est, che è anche il più popoloso, questo dato supera di poco i 17.000 euro. Più della metà della popolazione romana va poco oltre i 15.000 euro di reddito. Solo il 2% dei romani guadagna 100.000 euro l'anno. Ci sono poi le fragilità dovute a storie di immigrazione, emergenza abitativa, disagio psichico e dipendenze. Un universo che la Caritas romana cerca di far emergere e sostenere attraverso una rete fatta di quasi 150 centri di ascolto, 50 strutture di accoglienza e 10.000 volontari. La solidarietà vera significa prenderci cura veramente dei più deboli, che bussano a volte alle nostre porte e se non le apriamo, cioè si sfondano le porte. Invitiamo tutti quanti, tutta la città, la chiesa, le comunità ecclesiali, tutto il mondo anche della politica a prendere in chiave positiva questa grande sfida.